Facciamo una passeggiata. Una passeggiata, ma che ti chiedo? Oh, senti, Allora adesso siamo appena rientrati da Tricasa, adesso facciamo qualche intervista perché qua l'umore è alle stelle, eh? Cominciamo, è fatto, è fatto. Cominciamo da Roberto. Ma il cellulare che caricavo, allora Roberto, allora tu mi devi spiegare il trucchetto dell'inclinometro nel tuo cellulare, che ogni volta che la pendenza sale del 2% squilla. Perché hai questa funzione che tutti gli altri non hanno? Rodino. Va bene, allora lasciamo perdere questi argomenti. Cosa ne pensi di questa giornata di allenamento? Sei stanco? Un po'. Un po' molto. Allora Giuseppe, cosa ne pensi? Dimmi, fammi una roba. La gamba, basta un gesto, guarda. Indirizza e va vicino. Giuseppe, la maglia, qua guardato, la maglia asfisce. Fa parte del passato. Adesso dobbiamo pensare al presente. Allora, abbiamo anche degli ospiti che ci hanno accompagnato oggi, ci hanno tenuto compagnia, gli amici della palestra Action. Non dire bugie. Pippi, allora, il nostro veterano, oggi 150 km alla grande. Siete stati bravi, mi avete portato e coccolato come un bambino. Mi avete portato in una cubatrice. Una cubatrice? Lucio, allora. Buongiorno a tutti. Bella giornata, ottimo allenamento e soprattutto tanti auguri a tutto il movimento dei ciclisti e alla ciclistica Annesano in particolare. Andiamo avanti. Marcello. Buongiorno a tutti. Finalmente siamo arrivati dopo 150 km. È una passeggiata, dai. Una passeggiata. Allora, Giovanni, devo ammettere che ho sofferto oggi. Ma era ora. Devo ringraziare l'amico Roberto che alla fine ha usato la bella tattica. La tattica del cellulare? Il cellulare. Grazie Roberto. Comunque. Roberto ha inserito nel suo cellulare una funzione che ogni volta che la pendenza della strada sale del 2-3%. Allora, Mauretto, come va la gamba per questo? Ehi, che è successo? Roberto! Allora, primo di categoria A1, primo di categoria A2, primo di categoria A3. E c'è bere qua? Sì, sì, la luna. Ma chi c'ha bisogno di birra? Banchetto, eh? Ah, birra. Io le auguro la luna. Non lo dico, Roberto, sai, a me. Ah, bello, mi Roberto, Thank you.
Ciao a tutti.